Se abitate a Milano, se comunque siete un po' informati, beh, saprete che l'evento dell'anno, comunque del momento, è sicuramente la Design Week dal 6 al 12, con tante attività collaterali per il fuorisalone. Beh, le attività le conosciamo tutti perché comunque in TV, sui social, se ne vedono di tutti i colori, ma non tutti sanno che ci sono tantissime attività promosse o comunque dedicate agli appassionati delle quattro e delle due ruote. Beh, in questo video qui su WeDrive andremo un po' a scoprire le esposizioni più interessanti, appunto, promosse dalle case costruttrici o comunque dalle varie realtà che collaborano con esse. Via Borgo Nuovo, a due passi da Brera, iniziamo, diciamo, questa specie di tour virtuale tra le realtà automotive più importanti del Fuorisalone 2022 qui a Milano. Tour in super leggera, casa classica, anzi storica, carrozzeria milanese, ha portato in esposizione due auto e due, se vogliamo, progetti, diciamo così, perché infatti si possono scoprire tutte quante delle retrospettive sulla Lamborghini 350 GT, quindi vederne lo scheletro, vederne i pannelli, appunto nudi, senza vernice, che sono, ragazzi, stupendi, ma si può anche ammirare una Lamborghini 350 GT meravigliosa, con interni spettacolari, il volante in radica, e anche un'auto un po' più moderna. Stiamo parlando della Arese RH95, un'auto nuovissima, costruita in solo 18 esemplari su base Ferrari 488 con un motore Ferrari V8, un'auto con dei dettagli meravigliosi, e praticamente lascerò appunto parlare le immagini al posto mio, ma adesso andiamo al prossimo step. Il secondo step è qui a Palazzo Clerici, a Brera. Sono appena uscito, ho fatto appena in tempo a vedere lo show che hanno messo su qui a Porsche. Praticamente c'è stata tutta quanta un'esposizione floreale molto scenografica, perché non erano solo fiori ma fiori volanti, quindi un vero e proprio show con una decina di droni che sollevavano una decina di rose a loro volta. Mi metto sotto un portico perché sta iniziando a piovere, perché appunto purtroppo ha iniziato a piovere pochi minuti dopo. Per fortuna lo show è andato a buon fine, ma in un'altra ala di Palazzo Clerici, qui vicino a Brera, c'era, anzi c'è ancora, quindi la potete vedere in questi giorni, una bellissima Porsche 911 Targa S2004 del 72, nera, favolosa. Io ho fatto appena in tempo a vedere il suo musetto, perché poi giustamente i ragazzi di Porsche l'hanno coperta per preservarne la vernice, perché è un'auto restaurata in occasione dei 50 anni da Porsche Classic, quindi ho trovato un piccolo sneak peek per mostrarvelo qui in questo video. L'auto merita tantissimo, quindi non fermatevi a queste riprese e venite a vederla di persona, insieme a tutta l'esposizione di The Art of Dreams fatta appunto da Porsche qui a Milano. Se BMW in zona Monte Napoleone ha portato più che altro un'installazione con queste Tales of a Neo Collective Future, con anche un'installazione consistente in una stampante 3D che porta, insomma, a farci scoprire delle prospettive sulla sua visione di circolarità, quindi questa produzione circolare delle sue auto, come per esempio con il concept BMW Vision Circular visto all'ultimo salone di Monaco, qui alla boutique di La Rusmiani, proprio in via Monte Napoleone. In vetrina vi faccio vedere questa Audi Avus 4, questo one-off, dritto dritto da un futuro passato, quindi dal 1991, un unico esemplare. Vediamo se riesco ad eliminare un po' di riflessi. Un'auto con una caratterizzazione specchiata, anzi cromata, un prototipo interamente realizzato a mano. Magari mettete pausa per leggere questa breve descrizione e, insomma, vi consiglio non solo di passare dalla vetrina di La Rusmiani, ma di passarci più spesso, non solo durante il fuorisalone, perché ogni mese ci sono delle vetture spettacolari esposte qui nella boutique del signor Miani. Sta continuando a piovere, ma io voglio continuare, prima di tornare a casa almeno per oggi, a mostrarvi un po' quelle che sono le auto presenti, le auto, le case madri, in generale tutte le attività per gli amanti, le attività e le esposizioni per gli amanti delle quattro ruote, ma non solo, della mobilità, qui al Fuorisalone 2022 a Milano. Siamo presso la galleria di Rossano Orlandi e lungo tutta quanta, diciamo, la facciata abbiamo 5 Citroën AMI, quindi le piccole elettriche guidabili anche senza patente. Ognuna di loro è personalizzata e firmata da 5 artiste, quindi un artista per ogni AMI, per essere precisi. Facciamo passare magari qualche auto qui nel traffico, perché comunque sono in mezzo alla strada, ma appunto voglio mostrarvi questa prima.
la Carry On firmata Daniela Gerini. Per continuare con la Oxygen, guardate che bella fantasia, verde chiaro, firmata Ludovica Serafini. Devo dire che è un'auto molto simpatica e ben si presta a questo tipo di personalizzazioni. Continuando con la My Way di Draga Obradovic, spero di aver pronunciato bene il nome. Questa personalmente è la personalizzazione che più preferisco tra le 5 qui esposte. La quarta è la Broom. Sì, vi ho detto, questa era la My Way. Credo di avervelo già detto. Abbiamo la quarta, che è appunto la Broom di Paola Navone, firmata da Paola Navone. E infine, quasi come se fosse un mosaico sul pavimento, ma tutto intorno a questa Citroen Ami, a quest'ultima Citroen Ami, c'è la tessera di Yukiko Nagai, quindi un nome evocativo appunto di questa fantasia che ricorda molto i mosaici. Infine ce n'è un'altra parcheggiata qui casualmente, ma non fa parte di questa esposizione, di queste 5 Citroen Ami. Ve le faccio vedere per l'ultima volta, guardate un po'. Devo dire che è una presenza abbastanza scenica qui alla Galleria Rossana Orlandi. Secondo giorno, altro giro, altra corsa. Sono appena uscito dal numero 12 di Piazza Borromeo, sempre qui a Milano ovviamente, per il fuorisalone, perché ragazzi ho appena visto quello che forse è il mio modello preferito, il mio debutto preferito di quest'anno, almeno fino ad ora, quindi care case costruttrici stupiteci. Sto parlando ovviamente della Nardone 928, questo resto mod di una Porsche che personalmente non mi ha mai troppo convinto, perché ovviamente sono un amante come molti della 911, ma questo 8 cilindri portato a 400 cavalli, queste linee pulitissime con dei dettagli semplicemente clamorosi. Io ancora una volta voglio far parlare le immagini, perché è un'auto elegantissima, ma sicuramente saprà essere anche cattivissima. Era in anteprima mondiale qui al fuorisalone, Piazza Borromeo, lo sarà anche per i prossimi giorni a quanto ho capito, ma non solo, perché verrà esposta anche a Goodwood, al prossimo Festival of Speed di Goodwood, quindi ne vedremo veramente delle belle. Questo era ancora un primo modello, non sappiamo se marcerà, non penso in realtà. Ne verranno prodotte 8, una roba spettacolare, quindi complimenti a Thierry Nardone, questo imprenditore francese che ha deciso di riportare in vita la 928, e anche complimenti allo studio Borromeo De Silva, che ha dato più che una mano, molto più che una mano appunto, a portarla in vita. Veramente un progetto spettacolare. Allora, sono appena uscito dalla Audi House of Progress in Piazza Cordusio. Ragazzi, merita tantissimo, sia se siete interessati al design, all'arredamento, perché chiaramente Audi potrebbe insegnare praticamente, quindi venite a visitarla, sia per due, non una, due concept che hanno esposto qui al fuorisalone. La prima è la Grand Sphere Concept, che abbiamo visto insieme, se vi ricordate, all'ultima edizione del Salone di Monaco. Trovate la playlist qui in alto nelle schede. La seconda, una bellissima anteprima, è l'Audi A6 e-tron Concept, quindi l'A6 del futuro. Audi immagina questa station wagon 100% elettrica con dei mega diffusori che farebbero invidia e rabbrividire la RS6 attuale, e questa linea purissima, pulitissima. Insomma, penso che in futuro ne vedremo delle belle, per quanto ovviamente è una linea molto poco realistica. Ora sta passando il tram e quindi ci vediamo al prossimo step. Poteva mai mancare una Polestar in centro a Milano? Un'auto così tanto di design, ovviamente svedese, non poteva. Terzo giorno del fuorisalone, lo ammetto, ieri sera sono andato a farmi un aperitivo con Giuseppe e un altro amico, però prima di tornare a casa sono passato da Garage Italia ieri sera, dove ho visto ciò che hanno esposto per il fuorisalone 2022. Beh ragazzi, spettacolare, c'era una nuova Vespa fatta da Garage Italia, non era la nuova Vespa, ma era una Vespa d'epoca riconvertita con, chiamiamolo, powertrain elettrico, quindi una Vespa E. C'era la 500 Jolly Iconi, quindi la 500, se vogliamo, cabrio, ma in generale la Jolly degli anni 60, 50
360 totalmente elettrica, ma c'era anche il nuovo progetto di Garage Italia Customs, cioè la nuova Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid, quindi la Spider di quarta generazione, quella degli anni 90 per intenderci, con questa verniciatura verde acqua spettacolare con interni a contrasto, lo vedete da queste immagini, ma con un powertrain con un sistema ibrido, quindi con un sistema praticamente KERS che va a ricaricare il piccolo pacco batterie in frenata e in decelerazione per andare a dare un po' più di boost e in generale supporto agli scompensi in un classico motore termico, quindi un sistema ibrido della tipologia di tanti ibridi che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni, però applicato ad un'auto del genere, quindi se vogliamo anche questa è un resto mod, quindi un progetto veramente interessante. Ma ora andiamo a scoprire Cupra. Questo alle mie spalle non è un semplice container, perché contiene, scusate il gioco di parole, un'installazione fatta da Cupra, Cupra Italia. Veramente interessante, molto interattiva. Praticamente si può giocare su questo LED wall con le proprie mani, andando un po' a cambiare le varie schermate che appariranno sopra di esso, quindi per andare un po' a cercare il proprio impulso, secondo Cupra, appunto tramite questa installazione, tutto quanto rivolto chiaramente ad una visione non solo di mobilità ma anche di lifestyle un po' più, se vogliamo, elettrico, green, ma in generale tecnologico e soprattutto innovativo. A proposito di innovazione, dall'altro lato di questa piazza, quindi su Corso Como, c'è il Cupra Garage, dove sono esposte una Cupra Born e una moto del team VR46, veramente spettacolari, vi consiglio di venirle a vedere, perché tra l'altro vi potrete anche fare, presumo, un aperitivo o comunque almeno un caffè nel Cupra Garage qui a Milano, davanti appunto tutte le novità Cupra ma anche del team VR46, con la moto da corsa che hanno appunto esposto, oltre appunto a farvi l'esperienza, perché è un tunnel veramente interessante. Ora però continuiamo con il nostro giro. Siamo a Tortona, una zona centralissima e soprattutto molto stimolante dal punto di vista del design, ovviamente, e se al Super Studio più Lexus ha portato, se vogliamo, un'anteprima della futura 100% elettrica RZ. Perché dico anteprima? Perché come potete vedere dalle immagini c'è solo la silhouette a LED della prossima creazione di Lexus, che appunto arriverà nel 2023, a simboleggiare un po' la leggerezza e la trasparenza, quindi in poche parole il bassissimo impatto di un'auto sull'ambiente. Subaru porta la sua idea di auto elettrica, di auto 100% elettrica. Questa infatti è la nuovissima Solterra, esposta qui in via Tortona. Secondo noi un modello interessantissimo, chiaramente sì, non ci nascondiamo dietro a questo commento, è pur sempre un ulteriore SUV che va un po' a saturare quello che è il mercato, ma se dobbiamo proprio giudicare un SUV elettrico, beh, per il suo segmento sicuramente si ripromette come un'auto molto interessante. Giudicate voi appunto dalle immagini, vi faccio vedere ovviamente il frontale di questa nuova Solterra, sviluppata in collaborazione con Toyota. E beh, lì praticamente parliamo di un'esperienza nella mobilità sostenibile ultra decennale, anzi direi anche ventennale. Questo è il frontale della Solterra, a noi, ripeto, appare molto interessante. In attesa di poterla vedere dal vivo in maniera più approfondita, vi faccio vedere qui nelle immagini qualche dettaglio: la calandra piena, i convogliatori laterali del paraurti, e qui già possiamo vedere all'interno un enorme tablet accanto al volante, quindi al centro dell'abitacolo. Next step, rimaniamo dal punto di vista del sollevante per quanto riguarda la mobilità, spostiamoci altrove. Continuano le anteprime al fuorisalone, ci troviamo allo spazio Bergognone 26, dove Honda e Vanity Fair portano appunto in anteprima nazionale la nuova Civic, un'auto che sin dai primi scatti nelle cartelle stampa nella redazione di WeDrive abbiamo trovato da subito interessante, e finalmente possiamo mostrarvela dal vivo in questa importante occasione a Milano. Ve la faccio vedere un po' tutto intorno, con questa linea laterale con un tetto poco spiovente che culmina sul portellone con un piccolo sbalzo. Guardate un po' questa lip, come se fosse una berlina coupé. E nel posteriore troviamo questa fanaleria importante unita da una fascia che presumiamo sia LED, cerchi a contrasto neri, 5 razze sdoppiate. È un look interessante, abbastanza elegante, ma soprattutto molto aggressivo. Infatti noi non vediamo l'ora di vederne ovviamente la variante Type R. Guardate un po' quanto è cattiva e larga
nella parte anteriore complice la mascherina nera che si integra perfettamente con le sue bucature esagonali, ve le faccio vedere per bene da vicino, vediamo un po'. Si integra appunto perfettamente con la forma dei fari, quindi una mascherina molto cattiva che preannuncia tanta aggressività di questa nuova Civic. Non so come dirvelo, l'ultimo appuntamento del fuorisalone con la mobilità e con le quattro ruote non è un'auto esposta dal vivo, ma un gigantesco murales, questo art wall fatto dall'artista Keone in collaborazione con Nissan, con questo alieno che tiene in mano il nuovo Qashqai e-Power e che va un po' a pubblicizzare questa tecnologia praticamente fuori dal mondo, una nuova forma non di civiltà come questo, diciamo, simpatico alieno, quanto piuttosto la tecnologia ibrida e-Power di Nissan, che noi abbiamo scoperto in questo video qui in alto nelle schede, nel nostro primo contatto con la nuova Qashqai, ma che appunto è visibile da qualche giorno, soprattutto durante il Fuorisalone 2022, qui a Milano, precisamente dove, a due passi dalla fermata di Porta Romana, sulla metro gialla. Quindi io e questo alieno qui in alto vi salutiamo. Questa era l'ultima delle cose che volevo mostrarvi, assolutamente imperdibili a quattro e a due ruote, come abbiamo visto in questo video qui al Fuorisalone in occasione della Design Week 2022 di Milano. Ora fateci sapere qui sotto nei commenti se siete già stati a Milano durante questa settimana del design, e quindi fateci sapere cosa avete visto, non solo a quattro e a due ruote ma in generale cosa vi ha colpito di più. Se non ci siete ancora stati e ci sarete questo weekend, commentate qui sotto con la cosa più interessante, che più vi interessa di questa Design Week, che quindi non vi perderete. Se volete anche magari taggateci nelle storie di Instagram, tutto quello che volete. In primis, come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere tutte le notifiche, ma cos'altro, lasciateci un like se questo video vi è piaciuto, perché per voi è gratis, come tra l'altro tutte le cose che ho potuto assaggiare, quindi non solo mobilità, due o quattro ruote, ma anche qualche gelato, qualche birretta, qualche aperitivo. Insomma, la Design Week è pienissima nel Fuorisalone di queste attività. Oltre a questo, cos'altro? Seguiteci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente, ma anche sul nostro sito internet. Trovarci è facilissimo, vi basterà cercare WeDrive.tv.